Ti volevo chiedere una cosa che è molto recente, di ieri, anche se adesso si è appianata, ma insomma ci sono state molte polemiche su quella affermazione di Andrea Riccardi sullo schifo della E politica. vedi le loro contraddizioni, questo dice la politica tutte le attività, basta vedere, l'usi quanti milioni ancora, quell'altro la Padania, Però io si è detto che un ministro non quando ho può dire una letto cosa del che la genere. Lega porta i soldi in Africa, dico ma guarda che bravi, io ho visto l'Africa, no, no, invece è un paradiso fiscale, questo l'usi parla di milioni, e Riccardo ha detto una parola che è vero, fate schifo, lo direbbe chiunque, allora richiami, Ma lo vedi? può dire un La che ministro? c'è, lo può dire, che lo dica se è vero. Io non è che è vero, ma per me, fatti conto, la comunità di Sant'Egidio la considero l'Opus Dei di Serie B, quindi fatti conto, no? Quindi non siete Queste molto vicini. troppe scelte della Chiesa, e allora arrivo al punto. La Chiesa ha sostenuto Berlusconi per anni, adesso di nuovo. Lo sai che raccontavano come un sogno che io ero un consigliere segreto di Papa Ratzinger, sei il pastore tedesco. E tu ridi, quando ho detto dopo 15 giorni ai cattolici, Habemus Papam, siete contenti, abbiamo il pastore tedesco, subito il giorno pronto, Monsignore di Curia. Come al solito, Don Carlo, sei irriverente nei confronti del Santo Padre. Ma come irriverente? Eh beh, è il Pastore, tuo papa però, Don Gesù è un Carlo. pastore. Sta a vedere che sono disbadato, magari olandese, non è tedesco. E lui mi ha detto, non è il momento di scherzare. Ecco, bravo, pensa che problemi che ha. Ad ogni modo io sono, ormai sembra che sia vero, che sia stato vero un anno fa, ero consigliere segreto di Papa Ratzinger. Ma lo sai E veramente? ormai sembra quasi vero. Ti arriva sta limousine a Genova, andiamo, SCV, uno dei miei drogati, se Cristo vedesse, Don Gale, ecco, accompagna. Aspetta, spiega perché non tutti sanno, quando tu dici uno dei miei drogati, non tutti sanno il lavoro che fai, spiega. Ormai lo sanno tutti, io Non sono per la strada. tuttissimi, Una volta mi magari ci sono dicevano, dei ragazzini che ci ascoltano una e ti volta vedono mi per la prima volta. dice, Don Gallo a che università si è laureato? La strada. E io sono sempre per la strada, la porta aperta, venite a Genova, c'è sempre un lume. Ma arriviamo all'incontro del consigliere segreto Ratzinger, mi guarda e dice, caro Don Andrea, tu che giri per il popolo e i giovani, dice, sai, noi abbiamo sempre sostenuto il governo Berlusconi, io mi muovo, lui mi fa per il bene della Chiesa, per il bene delle anime, io stai, voglio dire, lo fate perché così c'è l'otto per mille, lì ci sai tutti i privilegi, che una Chiesa di Gesù non deve avere privilegi, e ad ogni modo arriviamo al Ecco, vedi, punto. in questo, scusa se ti interrompo, ma in questo Al punto Monti nodale, ha, al vabbè, punto ne parliamo dopo, nodale. vai Il al punto Papa mi nodale. guarda, io seduto in piedi, sogno, però ormai sembra che sia avvenuto. Mi guarda qualche mese fa, prima del governo Monti, dice caro Don Andrea, noi abbiamo sempre sostenuto adesso a me Papa, in questo momento mi è venuto dei dubbi. Eravamo sputtanati in tutto il mondo, finalmente al Papa gli viene qualche dubbio. Che il cavaliere. Allora. Niente, dei dubbi. Allora mi dica, Santo Padre, ma sei tu, dimmelo seriamente, io devo decidere se sostenerlo o no. Ma allora guardami bene, come diciamo noi nel linguaggio ecclesiastico nostro, guardami, e io lo guardo. E dice, ma Berlusconi è un uomo di fede. E io ho detto, ma Santo Padre, stia attento, è fede che è un uomo di Berlusconi. Ha scaricato il 14 dicembre. Il cavaliere va al colle, cade da cavallo, lui dice che è sceso. Ad ogni modo cade. Però vorrei dirmi, ecco la buona novella, la mia chiesa con voi, quanti ne incontro ancora oggi con questi operai. Buona novella vuol dire, vedi, dare delle buone notizie. E allora se un prete non dà le buone notizie, capisci? E allora non posso venire a te, Gesù è Salvatore. Io ho fatto anche il bagnino con le colonie di Don Bosco. Non è che quando c'è uno che annega arrivi lì, dice, sei andato a messa domenica, sei puro, ti tocchi, sei sposato, sei divorziato, e tanto quello lì annega. No, Gesù. Subito, a ciambelle. E allora vedi, questa è buona notizia. Gesù è per questo. E allora l'amore, siamo presi dall'amore, nel rispetto di tutti, la Chiesa deve essere in prima fila, soprattutto,
ci ha messo tanti secoli, però al Concilio Vaticano II, finalmente, questo è il grande dono, che non lo dicono mai i preti, i vescovi, no, il grande dono che la stragrande maggioranza dei padri della Chiesa termina nel 65 il Concilio, con il documento Dignitatis Humanae. Pensa, ce n'è voluto secolo, vedi che ho il Papa qui 20 giorni, un mese, è dottrina certa, il primato della coscienza personale, oh, io e Dio, il padre, l'amore, il babbo, papà, Papa Luciani, padre e madre, questa femminilità che non... vorrei gridare, una volta l'ho detto a Landini, qual è il nostro motto di operai, io sono con voi, uniti nella crisi, quando era uscito invece... Il vostro morto, il Colandini era meglio, scegli quello lì, se non ora quando? Finalmente la donna presente che vuole la sua parità, ecco cosa annuncio, Gesù è salvatore delle donne e degli uomini, non delle donne meno. E allora questa bioetica, questa misoginia, questa sessuofobia. Aspetta che ti interrompo.